Pochi fili ben intrecciati e migliaia di microluci nelle giuste mani danno vita a uno spettacolo unico che dal Salento gira il mondo. Luci, microluci, LED, fili elettrici, tecnologia e tanto lavoro di carpenteria. C'è molta arte negli stabilimenti, una manciata di aziende per un totale di 150-200 addetti multistagionali concentrate a Scorrano ed è proprio qui, dall'entroterra salentino, in un paese di neppure 10.000 abitanti, in questi giorni rivestito di 800.000 microluci, che si è sviluppata un'eccellenza italiana fondata sull'ingegneria al servizio della fantasia. Un made in Italy capace di illuminare il Natale e le feste di tutto il mondo con luminarie sempre più spettacolari e high-tech. Giappone, Israele, Emirati Arabi, persino la Corea del Nord ha chiamato i maestri pugliesi delle luminarie e dire che tutto è cominciato nel Medioevo con la patrona di Scorrano, Santa Domenica, apparsa in sogno, narra la leggenda, per chiedere alla popolazione di accendere un lumino per liberarsi dalla peste. Tale la riconoscenza che ancora oggi in Salento ci si autotassa per finanziare le luminarie più belle nelle feste patronali in una guerra di campanile senza esclusione di consumi e di luci. Come a Lecce, dove un allestimento da fiaba in questi giorni fa da sfondo a migliaia di selfie con un albero RGB con 5.000 pixel che produce un'infinità di colori e effetti. Un'energia che attraversa in kilowatt tutta la regione, da Porto Cesareo a Gallipoli fino ai paesi dell'entroterra come Cutrofiano, ogni sera trasformata in un quadro vivente nella piazza del Museo delle Ceramiche per lo struscio natalizio. Di grande impatto anche le scenografie, meno suntuose nei piccoli borghi antichi, trasformati come a Presice, Poggiardo, Vaste e Corigliano, in cartoline luminose, perché la realtà è che bastano pochi fili bene intrecciati per fare Natale.